Buonasera a tutti, molto piacere. Io sono Marco Iannucci, Senior Manager di Mercer Italia, società del gruppo Marsh & McLennan, e ho il piacere di introdurvi questo momento in cui andremo ad affrontare un tema fondamentale, sempre più rilevante nel mondo professionale che ci circonda, il tema dell'importanza del linguaggio e di quelli che possono essere dei bias che si vanno poi a celare dietro anche delle semplici parole che possiamo usare nel corso della nostra quotidianità. Per capire insieme, prima di lasciare il palco alla performance di Alexa Pantanella e Anna Gaia Marchioro, che ci faranno sorridere su queste tematiche assolutamente rilevanti, che ogni tanto, come dire, riversano quasi nel tragicomico, mi fa piacere però introdurvi un paio di numeri che potrebbero portare ancora di più all'attenzione quanto sia importante scegliere le giuste parole in ogni momento. Ecco, a tal proposito, vi vorrei far riflettere su un tema. Sempre più spesso nella nostra quotidianità ci troviamo a parlare con qualcuno che abbiamo davanti, come dire, con le nostre riunioni che ormai imperversano sempre di più sulle nostre agende. E per capire quanto tempo in realtà noi passiamo con degli spettatori mentre ci troviamo appunto ad esprimere le nostre opinioni o comunque a presentare dei concetti, siamo andati a vedere in media un professionista ad oggi quanto tempo trascorre in meeting. Rigorosamente usiamo sempre un accento. Riunioni, parliamo di meeting, è molto più professionale. Ecco, in media ad oggi si trascorrono circa 23 ore a settimana in meeting. E se andiamo a proiettare queste 23 ore sulle aspettative professionali, di vita professionali che tutti noi abbiamo, ecco, ci troviamo all'incirca a far fronte a 4,6 anni in cui auspicabilmente ci sta qualcuno, se non sta già dormendo, ovviamente, che ci dovrebbe ascoltare. Ecco, decisamente un tempo importante per ponderare le parole che ci dobbiamo trovare ad utilizzare. E stiamo ancora parlando di meeting o di riunioni, quindi stiamo ancora parlando di momenti in cui il nostro ascoltatore ci dovrebbe quantomeno ascoltare, un ascolto più o meno attivo, ma magari non ci deve valutare o comunque giudicare, cosa che non è vera se noi invece pensiamo ai momenti di colloquio o comunque ai momenti di interviste, quindi magari quando ci troviamo a voler cambiare il nostro posto di lavoro, oppure quando ci troviamo con il nostro responsabile o la nostra responsabile a discutere di come sta andando o come è andato l'anno lavorativo appena terminato. Ecco, in media anche qui abbiamo stimato, e su questo la letteratura ovviamente ci ha aiutato, che questo tipo di interviste durano circa 75 minuti e nel corso della vita professionale ce ne stanno oltre un centinaio, il che ci porta a dire che, oltre a quei famosi 4 anni e mezzo di prima, in cui ci troviamo appunto ad avere un ascoltatore davanti, avremo anche all'incirca 145 ore della nostra vita professionale in cui ci troveremo ad avere non solo un ascoltatore, ma anche un valutatore. E non sappiamo in realtà chi abbiamo davanti, e quindi ancora di più parole dovranno essere pesate. E proprio per sorridere insieme e riflettere e riuscire a riconoscere anche quali possono essere i momenti in cui magari la nostra scelta delle parole, come dire, non è stata proprio la più efficace o comunque la più corretta, mi fa molto piacere introdurvi Alexa Pantanella e Anna Gaia Marchioro, che ci porteranno nel prossimo momento, nel corso di questa performance in cui andremo a riconoscere questi momenti. Ben trovate. Grazie. Buonasera, su questo non ci siamo coordinate. Buonasera, ciao, grazie Marco per questa introduzione, grazie al gruppo Marsh McLennan per averci invitato e per aver fortemente voluto questo momento, anche con dei codici di linguaggio che proviamo a portare, diciamo, un po' diversi, dove uniamo le nostre rispettive professionalità, che sono diverse, ma secondo noi molto complementari, poi magari ce lo direte voi. Quindi buonasera, io appunto mi occupo di parole di linguaggio e di come farne un
di inclusione, quindi per stare meglio, appartenere di più, ascoltarci di più, rispettarci di più nei contesti professionali. E un po' di tempo fa ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare Anna Gaia e di scoprire che condividiamo una grande passione per le parole, ognuno un po' nel proprio mondo, però ecco, spesso ci incontriamo e quindi mettiamo insieme delle idee e delle competenze. Eccoci qua, ciao Anna Gaia. Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Io sono Anna Gaia e sono una comica, quindi ovviamente sono una esperta di parole, nel senso che i comici passano a volte anche anni a cercare la parola giusta per chiudere una battuta, per questo fondamentalmente i comici sono tutti matti. Io in particolare sono una fanatica di parole, nel senso che a me eccitano molto le etimologie. È una cosa, cioè quando mi parlano in greco antico, per dire, a me proprio mi si muove una cosa che non capisco più niente. Ma questo perché in realtà le parole nascondono delle storie e per dire i filosofi dicevano che noi non conosciamo le cose ma solo le cose che sappiamo nominare. Questo lo dicevano i filosofi greci, anche Morgan dei Blue Vertigo più o meno. Ed è per questo che a volte ci sono parole intraducibili da altre lingue, perché sono mondi intraducibili. Per dire, in finlandese esiste una parola che è porono kusema, che significa il re e il tempo che una renna impiega prima di fare. Che allora evidentemente questa cosa proprio gli preme tantissimo, no? Ecco, per noi sarebbe intraducibile, come del resto noi ne abbiamo di intraducibili per loro, che ne so, tipo Maremma Bohaiola, che vuol dire un sacco di cose, peraltro che io non ho ancora capito perché sono veneta. Comunque, mia mamma mi raccontava che da bambina lei scriveva tutte le parole su un quadernone che io dicevo per la prima volta, no? E sembra che ci mettano 2 anni i bambini a dire io, perché appunto non sanno prima cos'è io. Infatti, devo dire che sulla prima pagina del quadernone una delle prime parole nel mio caso è stata spritz, giustamente. Peraltro, visto che stavamo parlando con Marco di conteggi, io mi sono informata su quanto tempo noi passiamo mangiando e bevendo in una vita. Sono circa 6,5 anni, pensate, dormendo 27 anni, in coda al supermercato 1 anno, e insultando qualcuno da ubriachi a Venezia, nel mio paese, incalcolabile. Questo. Possono essere usati in vari modi, hanno anche pesi diversi. E in questo lascio un attimo la parola ad Alexa. Che Allora, vedo che oltre alle parole sei anche ferratissima sui numeri, accidenti, vedi, questo non me la aspettavo. Non te l'aspettavi, No, vedi quante sorprese. Allora, sì, tornando, diceva Marco prima, tutte queste ore che passiamo in riunione a colloquiare per vari motivi, immaginate insomma effettivamente la quantità di parole che si usano in questi contesti, sarebbe meraviglioso per noi poter ascoltare, sbobinare e analizzare. E adesso andiamo a vedere qualche casistica proprio che abbiamo recuperato dai tanti incontri, sono tutte reali, non abbiamo inventato niente per motivi narrativi, sono tutti episodi che le persone ci raccontano nei tanti incontri e che appunto ci aiuteranno un po' a tracciare queste tante ore di colloquio. Un primo caso che volevamo portare è proprio come ci si rivolge, come ci si chiama quando siamo in ufficio, in diversi contesti. E abbiamo 2 raggruppamenti, in questo momento un po' binari, che però ecco, ci vengono raccontati dalle persone, in particolare per le colleghe e le professioniste, i nomi che ritornano sono ragazza, signorina, signora, dottoressa, quando va bene, perché abbiamo capito che il fatto di avere una laurea non dà di diritto, ecco, adito a essere chiamata dottoressa. Poi abbiamo anche Paolina, Chiaretta, Annina, principessa, tesoro, cara, velina, ecco, io ne conto circa 11. Per il gruppo invece dei professionisti abbiamo ragazzo, dottore, signore, ingegnere. Vediamo, sono 4. Ecco, sarebbe bello poterci dire che il proliferare di tutti questi termini per chiamare le colleghe e le professioniste fosse indice di maggiore presenza, visibilità, no? Rappresentazione nel contesto professionale, però c'è da chiedersi un po' che tipo di effetto può fare essere chiamata con uno di quei termini, quando soprattutto dottoressa abbiamo detto che è abbastanza raro. Forse è un effetto che poi alla fine è abbastanza infantilizzante o anche un po' depotenziante nel proprio ruolo professionale.
Se mi permetto, scusa Alexa, di intervenire, se noi ci pensiamo, in effetti, se dovessimo parlare con un ruolo istituzionale, tipo con una giudice, non la chiameremo mai Paoletta, scusi Paoletta, potrebbe dirmi no, l'articolo del codice penale non ci verrebbe da fare minimamente, a meno che eventualmente non siamo il fidanzato, il fratello di questa giudice Paoletta, però ecco, direi che nella casistica proprio lavorativa non rientra. No, diciamo che ci fa pensare più ad altro, non so, qualcuno che lavora in radio, per esempio, insomma, altri personaggi. Ecco, allora qui il messaggio non è eliminare i diminutivi vezzeggiativi, questi modi più amicali di chiamarci in ufficio se proprio ci piace. Io personalmente non lo amo, però ecco, vedo che invece piace perché appunto ritorna. Non vogliamo ecco, dire questo, però l'importante è porci qualche domanda, fare dei distinguo, soprattutto rispetto al contesto, come diceva giustamente Anna Gaia, no? Se siamo in un contesto più formale, magari ecco, il diminutivo, il vezzeggiativo non è che ci sta benissimo. E poi anche il tipo di relazione che abbiamo con questa persona, la confidenza, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, no? Ce la stiamo prendendo e forse non è gradita. Ecco, magari anche chiedere alla persona a cui rivolgo il principessa, il tesoro, quello che è, se è una modalità. Siccome siamo al lavoro, quella roba lì magari è meglio evitarla. Allora, volevamo poi, dopo aver preso questa casistica, anche parlare un po' di linguaggio più in generale, perché è indubbio che per noi il linguaggio sia qualcosa di imprescindibile. Noi siamo animali sociali. Cosa facciamo di personale, di professionale, passa attraverso il linguaggio, è proprio parte di noi, tant'è che il linguaggio nemmeno esisterebbe, no? Siamo noi che lo produciamo, siamo noi che produciamo parole, suoni, gesti, eccetera. E svolge per noi una serie di funzioni, ecco, ci consente di fare una serie di cose. Sicuramente, prima di tutto, che poi è il motivo per cui è nato ed è nella sua definizione, ci consente di interagire. E qui su questo tu hai poi un contributo molto interessante, magari, ricordo. Ho perso secondo la connessione, mi vedete però bene ora? Mi vedi bene? No, io ti vedo fizzata, però sentirti. Ok, no, dico che c'è un antropologo famosissimo, si chiama Harari, americano, ha scritto questo libro che io vi consiglio, Sapiens da uomini a dei, e lui sostiene che il linguaggio, lui è proprio un antropologo, diciamo, laureato, pluripremiato, dice che il linguaggio è nato fondamentalmente per spettegolare. E in questo è d'accordissimo anche il mio parrucchiere, peraltro, perché sostiene che sin dall'antichità, certo, il linguaggio, diciamo, ha permesso all'uomo di governare gli altri animali, il mondo, poi vediamo se proprio ci è andata benissimo, però grazie al linguaggio, un po' perché riusciva a comunicarsi delle cose pratiche, no? Dove era il leone, parlo, però di fatto ci mettiamo un minuto, cioè lì c'è il leone, evitalo. Questo. E il resto del tempo, cioè, parlavano che il leone l'aveva ucciso il marito di quello, del fratello, del cugino che era ancora single, capito? Anche nelle caverne. E soprattutto noi usiamo il linguaggio per creare delle cose immaginarie per cui siamo in grado di dire che il leone è anche un segno zodiacale, e lo dico per esperienza perché sono del leone, è un segno zodiacale di merda. Scusate, però no, lo ammetto, io ammetto. E questa è una delle caratteristiche fondamentali del linguaggio, proprio spettegolare. Ma in realtà perché? Perché ovviamente a spettegolare ci aiuta a capire, ci aiutava soprattutto in passato quando i gruppi erano molto piccoli, di chi ci si poteva fidare e di chi non ci si poteva fidare. Quindi in realtà ha avuto una funzione fondamentale. Quindi diciamo che l'umanità deve tutto alla donna. Prego, Alexa. Allora, adesso poi, tra l'altro, tu sui segni zodiacali mi trovi totalmente impreparata Tu perché appunto che segno zodiacale sei? io non sono del leone, quindi No. riabilito, non ce la prendiamo con i leoni, però ecco, io non, sullo zodiaco sono impreparatissima, non conosco nemmeno il mio ascendente, per Ci cui può guarda, aiutare, sappilo. Sappi è che un lo zodiaco terreno, ci può sì. aiutare. No. Questo anche se ferrata, oltre che sui numeri e sulle parole, io invece sullo zodiaco casco malissimo e quindi devo studiare. Allora, passando ad un'altra funzione, dopo quella che abbiamo visto, parliamo del legame che lega pensiero e linguaggio.
perché sostanzialmente il modo in cui noi chiamiamo le cose, tipo gli oggetti, le azioni, le emozioni, anche i ruoli, è fortemente poi connesso e alla base delle associazioni di pensiero che si aprono nella nostra mente. Pensate ad esempio alla parola governante, che in linguistica non ha subito una connotazione di genere, infatti si chiama epicena o ambigenere, però se io l'accordo con un articolo al femminile, dico la governante, probabilmente mi viene in mente qualcuno che governa nell'ambito domestico familiare. Se invece antepongo un articolo al maschile, la figura che visualizzo è molto più probabile sia qualcuno nell'ambito politico pubblico. Quindi il modo in cui noi ci rivolgiamo anche con i titoli professionali, i ruoli a cui appunto che associamo alle persone, può essere fondamentale, ecco, rispetto a tutto quello che di cognitivo si smuove nel nostro pensiero. E questo chiaramente, anche se lo portiamo del lavoro che probabilmente viviamo, ha il suo impatto. Se posso aggiungere, perché qui entriamo in un ambito di parole molto spinose, che non è cactus, cioè nel caso che qualcuno avesse pensato fosse cactus, no, che sono parole che a volte possono proprio creare delle fratture interne alle amicizie, come tipo avvocata o sindaca, direttrice d'orchestra, è stato il panico creatosi, no? Quando appunto l'unica direttrice d'orchestra presente alla Festival di Sanremo ha detto che vuole essere chiamata maestro, eccetera, eccetera, eccetera. Direttore ha detto. Direttore, maestro, anche maestro. Ma io ho la mia migliore amica, si è laureata in architettura, io alla sua laurea le ho detto: bravissima, sei un'architetta. Mi ha menata. Mi ha detto: no, te prego, veramente, architetta non si può sentire, cioè, pare una roba porno, piuttosto chiamami architrave, non lo so, chiamami archibugio, non mi chiamate, fate a o e ci giriamo, capito? Perché se non sono mai stati usati ci sarà un perché, e questo è il grande tema che viene fuori quando si usano a volte alcune professioni. Il perché, presto detto, perché queste professioni per moltissimi anni sono state vietate alle donne. Pensate che nel 1963 Mattei in Parlamento stava portando avanti il dibattito sulla parità di accesso alla magistratura, perché le donne non potevano accedere alla carriera di giudice nel 1963 in Italia. E un parlamentare liberale si è alzato in piedi e ha detto: ma lei lo sa che ci sono donne? Che le donne in alcuni giorni del mese non ragionano? E lei ha risposto: beh, lei lo sa che ci sono uomini che non ragionano in tutti i giorni del mese. Dal 1963 in poi le donne hanno potuto accedere alla carriera anche magistrale. Però, insomma, questo racconta che è un passaggio molto lento nel tempo. Infatti, spessissimo, come ci stava facendo notare Alexa, le parole declinate al femminile hanno un significato svalutante, no? Quindi il segretario, il capo di un partito, la segretaria è quella che gli porta le borse. Il maestro, un grande artista, la maestra è senz'altro solo, fino ad ora, l'insegnante degli elementari. Il cubista è un seguace del cubismo, la cubista è una ballerina in discoteca. Allora noi ci scandalizziamo su queste cose, no, della A, perché in realtà ci racconta di un cambiamento del mondo. Se poi ci pensate, accettiamo parole in inglese senza battere ciglio. Ma io, cioè, vorrei fare un riferimento, voglio dire, alla nostra quotidianità, lockdown, a me proprio non piace, ma perché l'abbiamo detto in inglese? Cioè, non... Poi ci siamo sorpresi che gli anziani sono stati gli ultimi a chiudersi in casa. Cioè, per forza, glielo stavamo dicendo in inglese, glielo dicevamo in dialetto: no, no, se va in casa! Quello si chiudeva dentro, capito? A barra in domo! Che, tra l'altro, accettiamo anche parole ancora peggiori di lockdown, che sono tutte quelle legate alla tecnologia oggi, che arrivano tutte dalle aziende di riferimento, parole peraltro prive di etimologia, lo dico insomma, perché a me sessualmente interessa, data la mia amore per le etimologie. No, tipo googolare, che arriva da Google, whatsappare, no? Che è un po' come se in passato avessimo detto qualcosa tipo: cosa vuoi che ti Giovanni rannizzo per cena? No, per capire più o meno dove siamo messi. In più, nelle aziende, io che di solito comincio adesso tramite Alexa ad interfacciarmi, parlate di fatto l'aziendalese. Io spero che voi siate consapevoli che il resto del mondo non vi capisce. Cioè, per fissare questo incontro di oggi, alla riunione mi hanno detto: allora fissiamo una call one to one nel calendar con la company. Io devo aver risposto una cosa tipo: ok, I win.
così perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, capito? Cioè, quindi, ecco, a proposito, no, di parole che trasformano la realtà, quando vi trovate di fronte a questo grande dubbio sulla coniugazione, beh, vi posso dire che l'italiano è sicuramente una lingua coniugata. Giusto, Alexa? La nostra. Assolutamente, mi porta a casa che c'è da lavorare sul tuo aziendalese, perché insomma, se vogliamo andare un po' in giro bisogna che ti metti un po' in bolla. Io lavoro sullo Perfetto. zodiaco, tu lavori sull'aziendalese, dai, D'accordo. pari patta. Allora, per riprendere il filo di prima, se le parole chiamano pensiero e fanno partire delle associazioni, no, nella nostra mente, allora è importante, ovviamente quando ci si sente di farlo, qua nessuno vuole imporre nulla, però è importante abbracciare questi termini al femminile che la nostra lingua permette, quindi bene direttrice, ingegnera, avvocata, magistrata, amministratrice delegata. Allora qualcuno ci potrebbe dire che non sono questi i problemi, che cosa vuoi che cambi se cambiamo le parole? È come se poi occuparsi di linguaggio non consentisse allo stesso tempo di lavorare anche su altri tavoli. È chiaro che non è che questo che risolve il tema della segregazione verticale orizzontale delle carriere o del gap salariale, adesso una legge probabilmente ci dà una mano, non è certo solo questo quello che serve, ma se le nostre parole ci possono aiutare a rendere più visibili, più familiare, abituale, che anche professioniste arrivano a ruoli apicali e non per questo sono eccezioni alla regola, perché se prendiamo un titolo al maschile vogliamo dire implicitamente che quel ruolo di solito è ricoperto da un uomo. E quindi chiamiamoci con il titolo che la lingua italiana mette a disposizione e rendiamo tutto più abituale e familiare. Questo era un po' il messaggio che volevamo portare. Anche te, scusa, giusto una piccola così, anche se oggi c'è anche tra l'altro una grande tematica rispetto a, appunto alla possibilità di avere un neutro, no, in italiano che noi non abbiamo, quindi per forza abbiamo sempre, no, termine o maschile o femminile, mentre in inglese ce l'hanno e quindi c'è anche il movimento uista che dice che dovremmo usare la U per evitare, quindi a questo punto proprio di andare sia nel maschile che nel femminile, questo è insomma il nuovo traguardo, che per noi attori complica un po' la vita perché appunto un incontro come questo diventerebbe una cosa tipo buonasera a tutti, spero state tutti bene, che sia molto bello, e vi trovo abbastanza attento, siete numerosi ed è subito sardo. E questo. Allora io nella mia personale viaggio ho proposto di fare questa cosa, cioè di togliere tutte le finali, in modo che praticamente così non andiamo a toccare niente, non si sa né se è maschile né femminile, praticamente diventa barese, che è la regione più paritaria d'Italia e non lo sa. Comunque, nel caso, a mali estremi, ecco, io vi consiglio di usare Barese. Quando non sapete cosa fare, quando avete un momento di confusione, andate di Barese. Questa è la mia sotto, così, consiglio per gli acquisti. Prego, Alexa. Fantastico, vedi, abbiamo dato anche questo elemento. Effettivamente c'è una soluzione nella lingua che va verso il neutro che è un po' più spostata sul napoletano, però va bene anche il barese, tu poi come lo parli tu, io non lo so parlare, dovrei fare anche quello un po' di lezioni. Allora, arrivato appunto a un'altra funzione del linguaggio abbastanza importante, quella che lega l'impatto che il linguaggio ha al contesto che creiamo intorno a noi, perché la scelta di un termine piuttosto che un altro, ecco, dice molte cose e lascia un impatto intorno a noi. Pensate all'interno di un'organizzazione, se io mi esprimo con la parola sottoposto, sottoposta, piuttosto che collaboratore, collaboratrice, sono due mondi molto diversi che creo intorno a me. Perché il linguaggio, ecco, non è solo uno strumento con cui io faccio delle cose, ma è anche parte della mia identità, è un atto di identità, mi definisce. Ogni volta che scelgo un termine piuttosto che un altro, sto dicendo chi sono, quali sono i miei valori, come voglio stare nel mondo e che mondo voglio contribuire a creare intorno a me. Quindi questo dobbiamo tenerlo presente perché è una responsabilità enorme, ma anche un'opportunità che abbiamo insieme collettivamente di formare appunto un contesto, soprattutto organizzativo, che si compone quindi da tanti atti di identità che si compiono più volte tutti i giorni tra le varie persone appunto che interagiscono e che costituiscono questa sorta di granella che abbiamo intorno a noi e che ci circonda e dentro la quale noi ci muoviamo appunto per interagire e lavorare insieme. Questo poi sostanzialmente è il contesto e come il linguaggio lo crea.
E oltre alle funzioni, volevamo parlare anche di come noi usiamo il linguaggio, perché c'è una cosa interessante qui, una sorta di cortocircuito, paradosso che si viene a creare, perché il fatto che il linguaggio è parte delle nostre vite da sempre, perché chi può ricordarsi il momento che ha detto la prima parola o frase di senso compiuto? È impossibile. Noi da quando abbiamo memoria abbiamo un uso del linguaggio più o meno autonomo. E quindi è diventato un tutt'uno con noi, è qualcosa che esiste, non può prescindere da chi siamo, da come facciamo le cose, è un'unica cosa. Quindi che cosa succede? Che nella maggior parte delle situazioni noi lo utilizziamo sulla base di automatismi, come fossimo con un pilota automatico, andando a ripescare delle frasi, delle battute, dei modi di dire che abbiamo sempre usato, sentito dire o che ancora sentiamo utilizzare, senza chiederci fino in fondo che cosa realmente dicono. E questo fa sì che inciampiamo più di quanto immaginiamo e più di quanto ci rendiamo conto in stereotipi, etichette, pregiudizi che creano delle distanze, che creano, no, degli ambienti e dei contesti, come abbiamo detto, meno piacevoli, meno favorevoli. E l'importante poi è pensare che non stiamo parlando di un linguaggio di odio, noi stiamo parlando quindi non un linguaggio cattivo, di offesa, che vuole andare a colpire un punto debole, noi parliamo del linguaggio del quotidiano, quello che usiamo nelle mail, nelle riunioni, negli scambi, che spesso muove da ottime intenzioni, ma che appunto in questo uso automatico inciampa senza volere in considerazioni, anche visioni del mondo che magari non ci appartengono, volendo ben vedere, ma che si inchiodano, esistono e si propagano nel nostro linguaggio. Adesso andiamo a vedere altri esempi che ci tengo a dire di nuovo non abbiamo assolutamente inventato e che vengono proprio dai racconti che le persone ci fanno. Per esempio, no? A un certo punto due persone che stanno lavorando insieme, una dice all'altra: beh, però sei competente anche se sei giovane. Non so, a te lo dicono, Anna Gaia, tu come reagisci a una cosa così? Allora, guarda, io quando sono in difficoltà, devo liberare la verità, essendo un'attrice, metto in campo una serie di personaggi. Uno di questi è mia zia, si chiama Gina Francon, e quindi quando non so cosa rispondere faccio rispondere lei. A una frase del genere mia zia risponderebbe una cosa del tipo: ma guarda caro, la gioventù è un vizio che passerà col tempo. E comunque bisogna scommettere sul futuro, perché se noi non scommettiamo sul futuro, guarda che l'abbiamo già perso. Io e mia sorella Loretta abbiamo scommesso 50 euro sul futuro, per dire. Grande Gina, ci è venuta a trovare anche Gina Francon, guarda, una roba fantastica. Allora, un commento su questa frase che appunto alcune persone ci riportano, perché da un lato largo ai giovani, no? Grande enfasi sulla parte giovane della popolazione, però poi gli andiamo a dare giù sotto, no? Perché appunto in qualche modo se ci stupiamo che una persona giovane può avere della competenza, evidentemente perché nella nostra testa il fatto di essere giovani presuppone invece di non avere né serietà né professionalità né competenza sufficiente, come se ci fosse una relazione direttamente proporzionale tra il numero di anni e la sicura competenza che si acquisisca. Non è detto che se si è più grandi effettivamente si ha quella competenza di cui abbiamo bisogno. Quindi magari ecco, mettere... No, dico che peraltro, no, con questa cosa dei millennials, di cui io tra l'altro farei parte, ma credo di essere una donna dell'anteguerra, quindi sono una millennial... Perennial, sì. Però esatto, però in realtà si verifica, cioè l'effetto opposto, che probabilmente i giovani riescono a fare delle cose che noi non abbiamo ancora capito come si apre un iPad, ecco, una cosa del genere, no? Quindi rispetto alla competenza, alla gioventù, cioè sono legati a trasformazioni del mondo diverse, in questo senso mi sembra molto importante riconoscere entrambe, no? Guarda, poi sul tema di che cosa è giovane, eccetera, qua potremmo stare delle ore e non vogliamo neanche approfittare del tempo. Potremmo tutti portarci così, lol. Lol, sì. Vabbè. Bella raga. E comunque ecco, la tendenza a mettere l'età al centro delle nostre considerazioni, l'età anagrafica, e farne poi lo spartiacque per valutare una persona come più o meno competente, direi che qualsiasi fascia d'età questo riguardi, direi che sono forme che poi tra l'altro hanno un nome, si chiamano ageismo, di discriminazione bella e buona, che avviene anche sulla base dell'età, tra l'altro molto spesso nei contesti professionali. Passo a un'altra che pure ci viene riportata magari
ecco, nel contesto di una performance evaluation, là ti butto là aziendalese così spiccio, tu segna. Quindi una performance evaluation, performance review, e quindi no, si sta valutando un po' come si lavora, no? Che tipo di risultati. Allora uno potrebbe dire, ma sai che veramente è un piacere lavorare con te, sono molto contento perché insomma, professionalmente sei bravo come un uomo. Beh, insomma, è un bel complimento, che ne dici? Ma guarda, potrei sempre mettere in campo, come vi raccontavo a mia zia Gina Francon, che direbbe una cosa del genere, tipo, beh, spero anche più brava di un uomo, devo dirti che io ero sposata con Antonietto, mio marito era un uomo tanto buono, ma tanto inutile, caro da Dio, veramente era un uomo così a modo che però io in ogni caso non gli avrei mai affidato le chiavi di casa, ecco, non mi sarei mai fidata, insomma, vero? Ciao caro, stai là, mi raccomando. Ecco. Però al di là di mia zia, una battuta con la quale, perché qualcuno intanto mi consiglia, ma come potremmo no, rispondere con ironia? Io allora, se vi fanno questo tipo di affermazione durante un colloquio, vi consiglierei di rispondere assolutamente, sono competente come un uomo, bravo come un uomo, tra l'altro mi porto sempre un Black & Decker nella borsa. Perché così, no, usiamo quell'altro stereotipo che quindi gli uomini però sono più bravi, più manuali, così andiamo fino in fondo a questa cosa, anche perché poi dopodiché, non so se, diciamo che questa, la visione che mette il maschile e il femminile in queste due etichette, no, fa sì che allora poi quando una è brava come un uomo professionalmente, però poi può essere che gli uomini li spaventa. Frase, no? Che le donne forti, gli uomini li spaventano, che mi sono sempre chiesta cosa vuol dire, cioè che c'è una manager che aspetta poi i colleghi dietro alla porta dell'ufficio, quando passano fa boom, così li spaventa, dice che li ha spaventati, poi questi uomini che si spaventano così, che uomini sono, non so, non capisco. E gli uomini dall'altra parte vivono invece quella cosa di dover essere poi appunto nell'immagine gli uomini forti, sono al comando, no? L'uomo che non deve chiedere mai, che io mi chiedo ma mai cioè neanche se si è perso? Vedi che vaga per i corridoi della multinazionale, ma lui non deve chiedere, ma come è successo? Ecco, in questa divisione del mondo dobbiamo starci un po' attenti. Assolutamente, io comunque la voglio vedere questa borsetta dove metti il Black & Decker perché deve essere un design di quelli... Arrivati in colloqui di lavoro con una valigia che nel caso tirate fuori strumenti, cacciaviti, cose così, iPad, non so, di tutto, capito? A seconda, un campo minato questo dei colloqui. Assolutamente, comunque ecco questa frase che ci viene raccontata da alcune professioniste, ecco chiaramente l'intento è un complimento, come dicevo prima non è un linguaggio cattivo che vuole offendere, anzi vuole dire qualcosa di positivo a una persona, però io quando dico appunto una professionista che lavora come un uomo, che cosa gli sto dicendo della mia idea del lavorare come una donna? Che evidentemente come fosse di serie B, no? Non è valorizzante allo stesso modo se vado a dire che appunto lavora come un uomo. Allora, anziché esprimerci per categorie, voi donne cos'ha, voi uomini colì, eccetera, eccetera, che poi tra l'altro appunto sono anche abbastanza limitative e limitanti anche delle identità di genere, cerchiamo di stare sulla persona, sulle sue competenze, i suoi risultati, del perché mi piace lavorare con lei, punto e basta, senza andarci appunto a aggrappare a categorizzazioni. Francamente lasciano il tempo che trovano. Anche perché è un attimo che poi questa stessa frase, no? Cioè, prende altre categorie, per esempio possono essere quelle regionali. Io sono veneta, quando sono arrivata a Milano mi dicevano tu sembri proprio, non sembri veneta, intendevano dire che non sembravo alcolizzata, cioè l'ho capito poi peraltro, diciamo non è che noi siamo alcolizzati, no, però certo era vero che all'inizio il mondo era un po' diverso da me, trasferitasi a Milano, tutti mi chiedevano che lavoro fai in Veneto, la prima domanda è che cosa bevi, questo va detto, cioè è la verità, però dopodiché io rispondevo faccio l'attrice e quindi l'altra era ma ti mantieni? Sì. Mi mantengo. È un lavoro vero? È un lavoro vero, lo so. Ci sono 117 persone collegate, ma posso assicurarvi che anche l'attrice è un lavoro vero. Ok. Sai che poi tra l'altro pure a me mi dicono che non sembra, a me mi dicono non sembro italiana, non sembro romana, perché chissà che idee, no, si hanno di questa provenienza.
Allora, un'altra casistica che pure ci viene presentata abbastanza spesso, devo dire che ricorre più su un polo che su un altro, adesso vediamo, è quella che possiamo immaginare si presenta durante le riunioni, magari le riunioni che si fanno anche con persone esterne, che quindi non ci si conosce, si fa il classico giro di tavolo di presentazioni, no? E c'è magari una persona che per facilitare presenta le altre. A un certo punto arriva una collega e dice: poi c'è anche Giulia, bella e brava analyst. Allora, di nuovo, probabilmente l'intento è dire qualcosa di positivo, di carino, di incoraggiante, anche valorizzante della collega di turno. Ma che bisogno c'è di andare a parlare dell'aspetto fisico di una persona in un contesto professionale? Che cosa aggiunge, che cosa pensiamo poi possa percepire anche la collega essere presentata così? Ce lo siamo mai chiesti quando capita questa cosa qui? Tra l'altro ci sono delle ricerche che mostrano come il complimento, anche se chiaramente ad un certo livello lo percepiamo positivamente, da un punto di vista invece più implicito, sposta la percezione che abbiamo di noi dall'essere soggetto attivo, ad esempio di una riunione, ad un oggetto passivo. E quindi questo può avere anche una conseguenza sulla nostra autostima e la performance che portiamo in una riunione. Quindi attenzione al complimento, di nuovo non vogliamo eliminarli completamente, ma pensiamo bene in quale contesto ci troviamo, se è il caso di farlo o meno, e di nuovo che tipo di relazione abbiamo con la persona. E poi quella parola brava, ma brava rispetto a chi, rispetto a cosa? Potrebbe spostare di nuovo la relazione e farla diventare quasi da insegnante ad allieva, con una certa conseguenza di nuovo di infantilizzazione. Oppure un'altra che ci viene riportata, che di nuovo un po' riporta sempre questa presenza dell'aspetto fisico, che nel contesto professionale uno dice: ma appunto non è che siamo in un'agenzia di casting, no? Siamo in aziende di altro tipo. Ecco, magari ci si dice: guarda, domani abbiamo quella riunione un po' spinosa con quel cliente un po' così, senti, dai, perché non ti metti un po' giù carina, dai, mettiti quella cosa che ti sta bene così. Ma che messaggio stiamo dando alla collega? La portiamo in riunione per una competenza, per un valore che può apportare, o perché è un pezzo di carne da esibire per distrarre da chissà quali altri temi? Non so, tu che ne pensi? Ti capita? Guarda, allora io devo raccontarti che vivo questa cosa all'opposto, nel senso che nel mio settore, essendo una comica, il fatto che fossi carina spesso non riuscivano a capire in che modo potessi anche essere divertente, cioè ho subito questa specie di come si dice, di discriminazione al contrario, no? Perché l'idea è quella che le comiche siano tutte più o meno dei cessi, perché si vede che così allora diventano divertenti, cioè questa è davvero nel mio settore così. Devo dire che quindi, infatti, io più negli anni peggioro e più praticamente la mia carriera esplode, ecco. Ah, vedi, vabbè, vedi, almeno questo è uno scenario positivo. Diciamo che abbiamo fatto un complimento alle tue colleghe a questo punto, che tutte le altre sono dei cessi, quindi praticamente abbiamo fatto un complimento. I prossimi casting, quelli andrò con dei brufoli finti, perché è abbastanza brutta, questa può far ridere veramente, veramente tutti, ecco. Ok, passando ad altri un altro paio di temi, volevamo adesso provare a rigirare alcune frasi che di nuovo ci vengono raccontate, perché ripeto, abbiamo usato un criterio un po' statistico andando a vedere tutto quello che arriva dalle conversazioni chiacchierate con le persone. Io incontro centinaia di persone settimanalmente, quindi ho casistiche ricche. Ecco, però cercando di raccontarle facendo un'inversione di ruoli, quindi immaginandoci che queste cose fossero chieste non tanto alle professioniste, come pare succeda, ma invece magari immaginiamole chieste anche ai professionisti. Quindi ad esempio, non so, una domanda tipo: ma come concili il tuo essere padre, marito e lavoratore? Qui non abbiamo quasi bisogno della battuta di Anna Gaia, perché fa quasi ridere da sola questa roba qui, immaginarla chiesta ad un uomo, no? Non succede mai. E invece alle donne che hanno ruoli apicali spessissimo viene richiamato il tema di questo work-life balance, come riescono a gestire la loro presenza familiare con il ruolo magari professionale apicale che hanno raggiunto. Ecco, anche il fatto di non chiedere delle cose, ad esempio, ai professionisti ci dice delle cose, no?
non solo perché chiaramente ribadiamo un po' la regola che agli uomini non c'è bisogno di chiederlo, perché probabilmente c'è qualcuno nella loro vita, almeno nelle coppie eteroaffettive, probabilmente una presenza femminile che si occupa di questi aspetti, ma in qualche modo il fatto di non chiedere questa cosa agli uomini ribadisce quel solco culturale che vede solo nella dimensione professionale la dimensione di realizzazione degli uomini. Cioè a loro chiediamo da sempre, in fondo da quando sono nella prima infanzia, di lavorare e di realizzarsi solo in questo. La dimensione familiare e personale non esiste, cioè assolutamente secondaria nella loro vita. Questo può avere anche un effetto sia di giustificazione ma anche di esclusione in qualche modo di alcune sfere di vita nei confronti dei professionisti. Tu, Anna Gaia, il tema del work-life balance come lo gestisci, come lo vivi? Guarda, ti posso dire cosa risponderebbe mia zia Gina Francon, che appunto vi ho detto è una risorsa grande, e lei va beata a te che ce l'hai. Work-life balance io lo gestisco benissimo col gebustramine, che è proprio, anzi, io consiglio a tutti un gebustramine al giorno e la balance di brutto proprio, ecco qua. Però se dovessi consigliarvi cosa rispondere in un momento di colloquio, io vi consiglierei di rispondere questo: uomini e donne, se dovesse un giorno capitare anche agli uomini, perché vuol dire che qualcosa sta cambiando, potete dire: guarda, io ho l'ascendente in gemelli e credimi, fa miracoli. Ecco, vedi, allora io devo proprio scoprire questo ascendente mio, perché magari mi può dare una mano pure a me, no? Perché appunto... Allora, ma questo è una risposta basic, ma proprio uno un po' se la fissa lì, dà per... ai colloqui del lavoro abbiate sempre un ascendente in gemelli. Questo è il mio primo consiglio a domande che possono capitare di questo tipo. Dopodiché, Alexa, io ti consiglio vivamente di scoprire il tuo ascendente, ma questo per la tua vita, ecco, in generale. Assolutamente, va bene, ci lavorerò su questa cosa. Però ecco, questo mi sembra un buon consiglio. Tu dici, tra le domande magari da inserire nei colloqui, chiedere anche che ascendente ha una persona, perché magari questo è indicativo di come gestisce il work-life balance, no? La verità è che nel mondo le persone, cioè in questa cosa maschile, femminile, dobbiamo smettere con queste categorie. Le persone sono solo 12, come i segni zodiacali. E se c'è qualche differenza, credetemi, è tutta colpa dell'ascendente. Questa è l'unica vera divisione dell'umanità. Ok, va bene, mi sembra molto interessante questo. Questa cosa. Allora, rimanendo un po' su questa inversione comunque delle domande, che delle riflessioni, delle cose ce le dice, ce n'è un'altra che pure viene spesso raccontata, che io devo dire, la prima volta che l'ho sentita mi ha fatto abbastanza rabbrividire, però appunto succede, e la giro, però anche questa la giro come se la dovessimo chiedere a un candidato. Qui siamo per esempio in situazione di colloquio invece che a una candidata, e allora potrebbe essere... signorino, lei è sposato, è fidanzato, vuole avere dei figli? Anche questa, no? Tra l'altro ha dato anche il titolo a questo incontro, fa abbastanza ridere se la immaginiamo chiesta ad un uomo, ridere un riso un po' amaro, però potrebbe fare ridere già da quel signorino. E a parte, ecco, già il fatto di chiedere una cosa del genere a una ragazza, posso solo immaginare il senso di inadeguatezza che può generare. Magari non ci ha neanche mai pensato ad avere dei figli, o magari si sta pensando ma non sa, o magari non può averne per chissà quale motivo, e quindi noi andiamo a chiedere per magari solo questioni organizzative o conoscitive un aspetto così privato, così personale, che non c'entra niente con una valutazione professionale. Però ecco, portiamo alla riflessione sul fatto del se proprio dobbiamo chiederla questa cosa, ma perché non viene chiesta anche agli uomini? Perché questa dimensione genitoriale, familiare, personale di nuovo è così assente dalle considerazioni che facciamo nei confronti dei professionisti? Di nuovo la doppia lettura, sì, ok, da un lato perché c'è sempre qualcun altro che se ne occupa, però non ha un effetto anche di esclusione e di appunto secondarizzazione in qualche modo di questa dimensione della loro vita, che non ha più motivo di essere, che non fa di nuovo che ribadire una visione tradizionale dei ruoli che speriamo, ecco, già stia cambiando, e che sicuramente con le nostre parole non dobbiamo contribuire a cristallizzare, ma dovremmo fare piuttosto il contrario.
E la stessa cosa si può produrre anche, tra l'altro, con altre così, considerazioni sul tema della genitorialità, se ne potrebbe parlare moltissimo, come quando ci stupisce il fatto che ci sia un collega che magari è presente in famiglia, esce a prendere sua figlia, o guarda che bravo papà che è Francesco, no? Questa straordinarietà che a volte commentiamo di nuovo con quello che sembra essere un complimento, ma che sta ribadendo il fatto che chi vuole essere padre è quasi un'eccezione alla regola, perché appunto al maschile noi chiediamo solo sostanzialmente di lavorare, e quando si occupa anche di altro, che bravo papà, quando in realtà sta facendo qualcosa di assolutamente naturale e come dire, abituale, dovrebbe esserlo almeno nella propria vita. Allora, sì? No, dico assolutamente, perché ma penso che sia davvero, dobbiamo proprio evitare la domanda se una persona vuole avere figli, a meno che non diventi un argomento di conversazione nel momento in cui la conosciamo, quella persona, ma anche in maniera molto intima, perché davvero mette in grave difficoltà le donne, perché alle donne che viene fatta. E quindi la mia zia Gina Francone risponderebbe una cosa del tipo: guarda, intenzione di avere figli, guarda, uno l'ho sposato, il resto è tutto in discesa. Ma Gina, hai avuti dei figli? Perché non... Ne ha avuti due, sì. Ah, ne ha avuti due, ok, perché non ne parla molto di questi figli, se non sbaglio. No, negli spettacoli non ne parla molto, perché sono la sua croce. Ovviamente io peraltro invito tutti quanti a venire a vedere i miei spettacoli, assolutamente, tutte le informazioni se cercate di me, Anna Gaia Marchioro, altamente, altamente consigliati, perché si ride sempre ma si pensa anche, non è mai ridere fine a se stesso. Comunque, esatto. Ecco, sul discorso di quella domanda lì, insomma, ci sono persone che raccontano addirittura di togliersi una fede quando vanno a un colloquio, proprio per evitare domande di questo genere. Quindi grandissimo senso di inadeguatezza, su cui possiamo veramente fare subito qualcosa. Allora, adesso vi abbiamo, noi potremmo stare qua anche tutta la sera, perché abbiamo scelto appunto qualche episodio che non esaurisce le casistiche che si presentano, potremmo parlare di altri temi, di altre cose, veramente sono moltissimi gli episodi che ci vengono raccontati, e abbiamo provato con Anna Gaia, ecco, a ridere grazie al suo talento di queste situazioni dove in realtà forse proprio tanto da ridere non c'è, anzi direi che alcune sono veramente... abbastanza difficili e dovremmo eliminarle. E in realtà, ecco, più che da ridere c'è proprio da fare, c'è proprio da metterci a lavorare subito, perché gli episodi che vi abbiamo raccontato hanno un nome, siccome per noi è importante anche dare nomi alle cose, perché le possiamo conoscere e anche riconoscere quando ci capita di viverle. Questi episodi si chiamano microaggressioni. Micro perché sembrano sempre episodi di poco conto, no? Piccole cose, soprattutto quando li vedi slegati tra loro, poi si presentano sotto forma di complimento, di incoraggiamento, sono anche socialmente accettate, no? nella forma, però aggrediscono, sono classificate come aggressioni soprattutto quando mi toccano da qualche parte di personale, no? Quando toccano qualcosa di privato, e a quel punto per quel tipo di frasi e parole non si applica più la regola del verbo a volant, quelle parole lì non evaporano più, rimangono lì, si piantano lì, mi si attaccano addosso, prendono una forma, rimangono nei miei pensieri e continueranno a tornare, formando appunto sempre quella granella intorno a noi, una sorta di plancton che è invisibile, che però ci nutre e nutre le nostre relazioni e fa sì che poi ci troviamo in questo ambiente fatto di queste granelle. Il messaggio bellissimo però è che con il linguaggio non solo possiamo osservare di più, no? Avere un occhio, un orecchio più attento per cogliere lo stereotipo, l'etichetta, il retaggio che in qualche modo mi si sta trasferendo, che io sto trasferendo attraverso del linguaggio senza volere, ma la cosa bella, ecco, che non è solo un campo di osservazione, ma è anche un campo di azione, che tra l'altro è nostro, siamo noi che possiamo subito agire, non dobbiamo aspettare che ci sia una legge, che se ne occupi l'azienda o chissà quale istituzione culturale. Il linguaggio viaggia sulle nostre gambe, sulle nostre bocche, sulle nostre orecchie e si evolve grazie a noi che lo utilizziamo, quindi possiamo noi essere in questo subito motore di cambiamento. Però ci tengo a dire che lavorare sul linguaggio è un po' come lavorare sul nostro fisico quando vogliamo essere più in forma, non basta l'intenzione,
televisione, dire ah, me voglio mettere, no, bello, in forma così. Poi devo andare a fare gli esercizi, devo andare a fare qualche cosa perché il mio fisico sia in forma e cambi. E anche con il linguaggio io mi devo mettere al lavoro e fare degli esercizi, perché è come un muscolo che va allenato, perché tenderà sempre a tornare a quell'automatismo. Quindi se voglio cambiarlo ci devo lavorare. Allora adesso io vi racconto velocemente un esercizio che vi consiglio, che vediamo che funziona, che chiamiamo delle due I. Sono due gli aspetti che iniziano con la I su cui possiamo lavorare. La prima è l'interrogarci maggiormente su quello che stiamo realmente dicendo, cioè su quello che dicono veramente le nostre parole quando chiediamo a una persona appunto se vuole figli o la sua provenienza regionale o la sua età, eccetera, eccetera. Ma io perché sto facendo esattamente quella domanda? E poi che cosa sto trasferendo di me come atto di identità e anche che tipo di impatto e di emozione sto provocando nella altra persona? Perché facendoci quella domanda in più qualche frazione di secondo, io lo riesco a interrompere quell'automatismo che invece mi porta sempre con sé, e forse ecco non incappo nel retaggio, nello stereotipo. Se nell'interrogarmi mi accorgo anche dopo di aver detto qualcosa di magari poco opportuno, che può aver dato fastidio, torniamoci su. Torniamo dalla persona e diciamogli: guarda, ci ho pensato dopo, può essere che questa cosa ti abbia dato fastidio, mi dispiace, non era la mia intenzione. Chiediamo scusa. Chiedere scusa è un bellissimo atto di attenzione, di forza, non è un atto di debolezza ammettere di aver sbagliato, anzi, ed è una cura verso un'altra persona e nella relazione. Questa è la prima I, interrogarci sulla nostra intenzione. La seconda è quella dell'impatto. Proviamo a leggere, a capire maggiormente che tipo di impatto abbiamo generato con le nostre parole, come se ribaltassimo un po' la prospettiva e non fossimo solo su di noi, ma fossimo anche sulle altre persone. Proviamo, perché guardando riusciamo a leggerlo. E se sono anche dall'altra parte, di chi ha ricevuto un impatto non tanto positivo, che può aver generato appunto un po' di disagio, di malessere, non facciamo spallucce, non facciamocelo scivolare addosso dicendo vabbè dai, era una battuta, non sto a dire, se no mi dicono che sono rompiscatole, eccetera. Invece lo tiriamo fuori, perché come dicevo quelle parole lì rimangono là, si attaccano, puntano, diventano muretti, poi alla fine magari si sbotta e lo si dice male. Invece lo diciamo prima possibile, lo diciamo subito, non aggredendo, criticando la persona, sei insensibile, sei di qua, sei di là, ma prendendo quelle emozioni che abbiamo sentito e facendone un terreno di scambio, facendone quasi un fatto che io metto in condivisione con te, dicendoti: guarda, ho capito che la tua intenzione non era negativa, però io mi sono sentita così e te lo dico perché questo probabilmente può aiutarti a non ripetere quella parola, quella frase, sia con me che con altre persone. E questo aiuta, perché l'esercizio del linguaggio inclusivo è anche qualcosa che possiamo fare insieme, non è un percorso individuale, non è un campo di battaglia in cui ci puntiamo il dito e ci diamo addosso. È un qualcosa che possiamo aiutarci a fare insieme per aumentare il nostro senso di consapevolezza su quello che fanno le parole. E ci sono anche studi che tra l'altro ci dicono che è efficace, si riducono le eventualità che episodi che non ci piacciono si ripetano se lo facciamo presente. Per cui ecco, abbracciate la forza motrice del cambiamento che ciascuna persona può essere, quindi ciascuna delle persone del centinaio e passa di persone che sono state con noi a ascoltarci e che ringrazio, perché veramente l'oceano è fatto di tante gocce, quindi ciascuno di noi, modificando un pochino alcuni degli automatismi, può generare un cambiamento potentissimo. E per chiudere, quello che direbbe la mia zia Gina Francona, direbbe: prima di parlare taci. Quindi fatti due domande rispetto alle domande che stai per porre, no? E che interessante peraltro che durante un colloquio chi deve farlo prima di parlare aspettasse, effettivamente si chiedesse cosa sta domandando, quello che hai detto tu. E se non altro io faccio mio nel mio lavoro questo slogan che è: la lingua è mia e la decido io. E qua qualcosa mi ricorda, no? Poi l'hai ripreso da qualche cosa, vero? Ok, allora grazie mille di nuovo per averci ascoltate. Speriamo che appunto tra una risata e un'altra, grazie anche a Gina Francon che ci è venuta a trovare, perché è molto molto impegnata, tra l'altro ha un seguito su credo TikTok soprattutto, giusto, se ho capito bene, altissimo. Su TikTok, ma è anche su Instagram, anche Instagram. Condividiamo lo stesso Instagram, io e la Gina Francon.
Ah, vedi, ok. Sicuramente ti insegna più lei che tu a Ah, lei. sì, assolutamente. È una risorsa interiore. Infatti io così ve la volevo proprio lasciare, cioè inventatevi una zia, in fondo Oscar Wilde. Nelle sue opere comiche faceva inventare sempre dei personaggi, i propri protagonisti erano dei personaggi che si inventavano, che possono rispondere al posto vostro. E questo può aiutare. È un altro, come dire, un consiglio, come dire, teatrale di risoluzione. Eh sì, sul lavoro effettivamente potrebbe dare una mano in qualche colloquio particolare o riunione spinosa. Allora, grazie mille di nuovo da parte nostra, ripassiamo la parola a Marco. Grazie Alexa, grazie Anna Gaia e grazie soprattutto per avermi fatto scoprire che evidentemente il mio bisnonno Ernesto, conosce tua zia, è palese perché mio nonno anche lui ha una massima, un po' più verso il centro Italia, è romano, e diceva: ma non apri bocca giusto per dargli fiato. Ecco, secondo me anche questo concetto potrebbe un pochino riassumere, no? L'interroghiamoci su quello che stiamo dicendo e il perché lo stiamo chiedendo, proprio come ci diceva Alexa, assolutamente. Quindi grazie veramente per le vostre parole e per averci richiamato, diciamo, all'attenzione sul linguaggio, che forse è un qualcosa di piccolo e quotidiano che in qualche modo, no, potremmo curare e dovremmo curare molto di più. Io quello che mi porto a casa è che noi in questo momento abbiamo, secondo me, un'opportunità incredibile per giocare una partita come singoli, dove però possiamo davvero far squadra e creare quindi delle organizzazioni che possono essere davvero più eque e possono migliorare, diciamo, il modo di stare e il modo di essere e darci maggior libertà di esprimerci e anche di performare meglio, come giustamente dicevi Alexa. Quindi grazie, grazie veramente a voi per la vostra performance e per le vostre parole e grazie anche alle oltre 100 persone che ci hanno ascoltato e spero si siano divertite, spero abbiano anche avuto modo di riflettere su questi temi che come gruppo Marsh McLennan assolutamente riteniamo fondamentali. Quindi grazie veramente a tutti. Non so se ci sono domande. Stiamo cercando di monitorare la chat, ma direi che al momento. C'era una domanda sulle giovani donne. In base alla vostra esperienza, la sensibilità delle giovani donne rispetto al tema del linguaggio, se avete qualche esperienza. Non so, Alexa, se vuoi rispondere tu. Allora, sicuramente, allora, a parte che avete capito, io non amo le categorie, quindi come non amo la categoria maschio-femmina, non amo le categorie giovani e meno giovani, anche perché non è per forza che il nuovo che avanza arrivi dai giovani e dall'altra parte invece piede nella fossa. Chi mi conosce ma ha già sentito parlare di questi temi lo sa. È la persona, le sue attitudini, le sue curiosità, le sue passioni, che a qualsiasi età muovono, e io incontro tantissime persone sotto i 30 anni che non hanno quella passione, quella motivazione di cambiare il mondo, ma vanno bene lo stesso, ecco, non è che per forza dobbiamo neanche chiederglielo ogni volta perché hanno 28 anni. Credo che sarebbe ingiusto anche porre questo peso sulle spalle di chi è considerato giovane solo perché lo è. Detto questo, ecco, c'è sicuramente fermento, ci sono gruppi di persone, ecco, non so se li posso definire giovani, ecco, ripeto, non è un fattore che io considero determinante, c'è un'attenzione, c'è una voglia di far cambiare le cose, però ecco, se dobbiamo richiamare l'episodio di Beatrice Venezzi che abbiamo prima citato e che io l'ho anche detto pubblicamente, rispetto moltissimo la sua scelta, Beatrice Venezzi ha 31 anni, quindi se vogliamo rientra nella categoria delle donne giovani che dovrebbero avere più voglia, no, di spingere anche al cambiamento culturale, eppure, no, davanti a milioni di persone si è espressa come sappiamo, con anche motivazioni non proprio precise per la sua scelta. Per cui ecco, ci sono persone, io direi, al di là della loro età, che hanno più sensibilità e anche il coraggio di fare del cambiamento e persone che invece sono un po' a disagio. Io non mi stancherò mai di provare a spiegare quali sono le motivazioni per scegliere un femminile professionale, eccetera, che non sono di tipo ideologico, ma sono di tipo appunto quello che abbiamo cercato di spiegare, di quello che succede nel nostro pensiero proprio e altrui. Per cui ecco, basta quello per cercare di farsi agenti di cambiamento. Trasformazione.
Ecco, esatto. Va Poi, bene, ecco. grazie a tutti. Direi che... Scusami, Alexa. No, io potrei parlare per ore, quindi poi vengo, Invece io andiamo. ho spettacolo a teatro questa sera, quindi No, devo ecco, Annagaia è in ritardo per il suo trasformarmi. spettacolo. Devi... Che fai stasera? Questa sera faccio uno Shakespeare a Milano tutta la settimana, Le Allegre Comari di Windsor, quindi diventerò una signora di una certa età tra qualche ora. Ok. Quindi bisogna lavorare parecchio di trucco. No, ma perché la Gina Francone è dentro di me, quindi comunque Ok. sì, è uno spettacolo in maschera, quindi sì, c'è una certa trasformazione. Va bene, ok. Allora buono Grazie. spettacolo. Grazie ancora per averci avute con voi, per averci ascoltate. Grazie a Grazie a tutti. tutti, riceverete la registrazione della giornata di oggi. Saluti a tutti.